Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Inizieremo una saga di Anvil Saga, semplice. Allora, non c'è. Allora, musica, la abbassiamo un po' e iniziamo il gioco. Story mode, sandbox, naturalmente story mode. Non ci serve il tutorial perché abbiamo fatto già una preview tempo addietro, ci sono stati vari aggiornamenti e tutto quanto. E sappiamo già la storia. La storia è che il nostro padre ci dà la sua bottega da fabbro, no? E ci racconta pure tutta la storia. E se non sbaglio la madre era partita per la Francia e non gli ha lasciato niente. Questo è il narratore invece. E ci racconta tutta la storiella. Che naturalmente non sto qua a dirvi e passerò in continuo perché già l'abbiamo letta, eccetera eccetera, bla bla bla. E... right click? Right click on the smelt. Ah, qua, appunto. Oh là là, guarda come produce, guarda, una bestia lui. Perfetto. Ci sta facendo lo stesso il tutorial, non ho capito. Ah, apriamo la bottega e iniziamo a vendere. Vai! Naturalmente, skippiamo tutte queste robe qua perché abbiamo già lette, già se tanto tempo fa. E andiamo nei primi acquirenti. Perfetto, lui vuole tanti oggetti. Ciao! Mi faresti un piccolo gingillo da mettere? Certo! Ciao, hello! Parabazzo. Potrebbe farci uno sconto addirittura. Accettiamo l'ordine del fatidico anello. Se non mi ricordo era un anello o era un braccialetto. Forse era un braccialetto. Ora lui c'è... ma è un po' diverso, sì, perché la prima c'era... noi ce l'abbiamo. Cosa usiamo? Cosa usiamo? Gli diamo il vero gioiello? Usiamo una cosa brutta e schifosa o usiamo un fake gioiello? Gli diamo il gioiello precedente. Lì ci dà amore 80. 50, 70. Andiamo allo step dell'80, vai. Gli diamo a lui, sì, la sua gemma. E lui poi l'altro si incavolerà perché abbia usato il suo gioiello. Vediamo. Vai. Perfetto. Ottimo, glielo diamo. Oh mio Dio, è bellissimo, grazie. Eccolo qua, mi ricordavo lui che è il vero proprietario. Che arriverà e ciao, ancora al lavoro, sì, ci sono tante robe da fare. Ah, disgraziato. Oh, fammi il mio anello, dov'è? Sì, mio figlio lo farà. Ok. Buongiorno, barone, mi ordini mio padre, stavamo aspettando il nuovo anello. Sì, aspetta, che schifo che fai, non sai fare neanche gli anelli. Oscar, dammi l'anello. Non è vero, non è quello che c'è scritto, però ci sta. Oh, ma questo anello è gioiello che hai fatto qualcosa con il... ma che dici? Usiamo un fake per lui. Invece così... ah, se così si incavola proprio, Così si incavola però... 50 gold. Si potrebbe incavolare, vediamo. Aspetta, barone. Oh, è veramente fatto. Sì, tieni. Oh, tieni, già, c'ho bello, ho fatto bene, ci ho messo lo zircone. Ah, wow, non male, bel lavoro. Un po' scassello, però, vabbè, dai. Meglio di niente. Baggio aggiornata. Ok, chiudiamo a bottega. È finito il lavoro, e quando finisce il lavoro ce ne andiamo a casa a mangiare.
Bene, padre, cosa ne pensi di me, Olivia? Ah, siamo fici? No, ma ti stai a dire, tu, quella che tu c'è in mercante, fa schifo. Puzzi. Ma papà, che parole, e io non puzzo. Mi lavo i piedi, e quando mi lavo i piedi io ci vedo. Ma ci vedo bene. Cioè il naso rosso perché mi ubriaco. Vabbè, naturalmente stiamo improvvisando, non c'è scritto quello, c'è tutta una storia. Di lui che parla come il padre, con Olivia, eccetera, eccetera, e dice: vabbè, ci siamo fatti la nostra forgia e siamo qua. Perfetto. Il nannatore ci dice che tutto sta bene e iniziamo con la nostra forgia. È tempo di buttare avanti, togliere la polvere della nostra bottega. Scusate un attimo, perché... ecco. Grazie. Mi stava spaccando i timpani. Allora, questa, come abbiamo visto, è la nostra bottega. E quello che possiamo fare è... incominciamo a fare gli ordini. Allora, infatti mi ricordo che c'era il menu di costruzione. E dovremmo andare... a costruire qualcosa, perché in questo momento noi qui cosa abbiamo? Ci abbiamo, ah, ok, ingotti di metallo ne abbiamo 10. Ne facciamo altri e smeltiamo gli ore in metallo. Perfetto. Ottimo. Poi dobbiamo anche andare a mangiare, eh. Qua c'è il suo letto. La prima cosa che volevo fare era però... furnishing. Nuova fornitura, no. Change design. Costruisci una stanza. Vuole 100. Roof type, wall type. Cosa vuol dire? Vabbè, facciamola. Nel frattempo viene costruita. Perfetto. Adesso che lui la costruisce... ok, basta. Ok, basta. Se non sbaglio non la costruisce lui. Si autocostruiva. Veniva a quello che la costruiva. Non mi ricordo più niente. Scusate. Ecco. Se no, spacca i timpani. Perfetto, apriamo la bottega. Eccolo qua, questo è il mastro lavoratore. Questo... sto... Turipanza lo chiameremo. Turipanza viene e incomincia a fare la caverna. La taverna. Oh, sono tornato. Oh, cosa vuole? 4 di questi. Va bene. Andiamo qui. E facciamo 4 di questi aggeggi. È freddo. E allora è caldo. Oh, fa freddo, fa caldo, tutte cose. Questo vuole uno di questi, sono 4, ce la facciamo. Ci danno i money, ci danno. Ah, ok, tieni, tieni. Lo fa? Ah, lo chiude. Più 1, buono. Tu cosa vuoi? Buongiorno. I chiodi. I chiodi valgono 3, ce l'abbiamo? Sì, ne abbiamo 8, ce la facciamo. Signore, prego, i chiodi, sia calmo, non abbi fretta. Oh, quanto abbiamo? 5 lingotti. 5 lingotti, ma arriva questo. Dentino, cosa vuole dentino? 3. Cioè, ancora ce la facciamo. Vediamo se ce ne arriva uno da 2, ce la facciamo, se no no. Ok. Ok. Chiudiamo questo. Questo non ce ne abbiamo. Andiamo qua. E gli andiamo a mettere... furnishing. No, non furnish. Furni? No. Com'era? Una miniera. Eccola qua. E questo cos'è? Ah. Perfetto. E poi andiamo qua. Ci vuole una grata. Ci vuole una grata, una grata, una grata. E una mine entrance. Prendiamoci una.
Sì, lo so che il mercante stake in order now. Devo prenderlo prima. Ciao, mercante. E dov'è il mercante? Mercante. Ma passano tutti qua. Ok, ci dice... Ah, vabbè, ci dice quello che dobbiamo fare. Ok, ciao mercante. Allora. Una mina in transia. Era questo. Va bene. Una miniera. A cookie in fornace. Small chest. 15 di cibo. Cos'è che vuole adesso? Una crate. Vabbè, andiamo a dormire. Dopo una bella russata, lo mandiamo a lavorare. Ed aver messo la, la crate, che prende sempre la box. Vediamo se lo riusciamo a mandare a lavorare. Cos'è che vuole questo adesso? Vai, vai, vai. Ho premuto pausa. Ok. Uno e pausa. Due, tre, quattro sono la velocità. Perfetto, vai a minare. E fallo velocemente. Perfetto, bravo. Quante ore ha preso? Neanche uno? Ah, uno. Oddio, uno. Fai schifo, fai. Tre. Madonna mia. Così moriamo di fame. Dai, sì. Sì. Perfetto. Sei. Siamo a 10, possiamo aprire? 7. E siamo al massimo della velocità, eh? Siamo al giorno 2. C'è una gallina qua che fa cose strane. 11. Gli diamo l'ultimo e andiamo a smeltare. Vai. Stoppa. Vai qua. Bravo. Vai. 3. Ottimo. Ma è da 1 a 1 il rate? Sì. Ok. It's hard for Gelon. Ci vorrebbe un apprendista. Sì. Il mio nome è Teriz, Master Blacksmith. Bravo. Fab. Monty, sir, I want to become your apprentice for age. It will be... questo qui. Oppure... Ah, io... Quasi quasi prenderei lui. Prenderei lo stone apprendista. Così lo buttiamo in miniera. Lui. Infatti la lezione con England. In breve 5 punti. Con la Francia no. Lui è inglese, francese. Ma i banditi yeah. Lui è inglese, no, voglio questo. Perfetto. Thanks. Oh, perfetto. Il nuovo apprendista ha necessità di una stanza naturalmente. E devo pagare il suo salario. Ok, completiamo i 5 ordini. Allora, stone. Ok. Va bene, stone, vai qua. Stone. Non sto pausa. Vai qua sotto, stone. Tu fai questo e apriamo. Che vuole? No, dobbiamo pagare le tasse? Di già. Cacchio, ma subito, 12 di tassa. Ma appena aperto il negozio già mi fate pagare le tasse. Va bene, questo è un cliente, questo è un cliente. Sì, sì, sono guardato in faccia, non guardare in faccia. Mi fai le catene? Sì. Facciamo le catene, signore. Buongiorno, gli sto facendo la catena. Che te ne fai poi? Non ho capito. Vabbè, però ci paga 9. Prego, prego. Nel frattempo smeltiamo. Ah, è arrivato il piragone. Cos'è? Una catena.
Ubriacone. Guarda, guarda, guarda. Non capisco niente. Bla bla bla. Bevo, bevo. Prego, prego, ubriacone. Ciao. Buono, nel frattempo lui fa quello. Io direi che quando arriviamo a, tipo, dobbiamo costruire una stanza per quello lì. Ma una catena lui. Vai a fare la catena. Dobbiamo costruire una stanza. Dobbiamo costruire una stanza. Ci vogliono 100. Non possiamo costruire. Mi spiace. Cibo quanto ne abbiamo qua? No, 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 che fai? Oh, completa l'ordine prima. Si stanno accumulando, vedi? Cosa vuole questo? Due ferri di cavallo, certo che ce l'abbiamo, vai. Ferri di cavallo sono facili, eh. Ah, ma lui voleva che mandavamo stone allo smith. Vabbè. Stone, vai un attimo qua. Ma io non lo volevo, io voglio che mina. Fa gli ordini, non mi interessa degli ordini. Vieni, vieni, col ciuffo ribelle, vieni. Dammi un paio di giorni. Dici, io questo in debito, eh. Ce li darà dopo i soldi. E di stone è lento. Fai anche questo. Perché siamo arrivati. No, no, no. Stone, fai questo. Tu vai qua. Devo andare a minare, dai. Mandiamo Arturo a fare il mining. Ma porco giù da Arturo, però devi farlo le cose. Tu vai qua. Non c'è niente. Cosa accettiamo? Un catenaccio ce ne vogliono 4. Signora, mi sa che non ce la fa. Lei è bella biondina, però guarda, guarda, c'ha pure le sopracciglia, però ho finito. Questo vuole bombe. Ma che? Non lo so se ce la faccio. Quello è lento. Vediamo un po'. Signorina, il catenaccio non glielo posso dare. Mi dispiace, signorina. Questo non sa forgiare. Ce ne vogliono 3. E io non ce le ho 3. Mi dispiace anche per lei, sei ingazzato. Stiamo buttando via soldi. Sapevo che Stone era inaffidabile. Allora, possiamo accettare il catenaccio. Nel frattempo quello mangia, non so se ce la faccio a fare il catenaccio. Si ingazzò. Ci siamo quasi. Si è incavolato lo stesso. Questo lo mandiamo via. Questo lo accettiamo, vai. Ah, questo ha debito pure. Ok. E accettiamo anche il ferro di cavallo. Questo è un bandito, eh. No, no, no. Sì, lo so che devono mangiare. Aspetta, narratore, mi fai perdere il tempo. Non lo so, è un... secondo me è un furfante. Chiudiamo la bottega, ciao. Sì, tu sei furfante. Ti ho fregato. Allora, lui lo facciamo smeltare l'ultimo poco. Mancava l'ultimo ordine. Dopodiché qui non ce n'è più. Dobbiamo prendere questo. Compriamo uno di questo. Lui sta mangiando. Adesso lui non ha niente cibo. Allora, Stone, tu fai una cosa. Vai qua. Lui accende. Tu mangi. Poi facciamo dormire Arturo. Facciamo il cambio. Ottimo. Ciao, mercante. Abbiamo 102, potremmo preparare una stanza. Bravo. E adesso vai a dormire. Facciamo così, acceleriamo.
Infatti lui è stanchissimo. Ma per recuperare tutta quell'energia ce ne vo... Nel frattempo lui farma. Artura energia ne ha. Stone sta recuperando. Si è stancato, vero? Quanti ne abbiamo? 5. Ok. 7, vai a mangiare. Guarda. Si ingozza. Tu dove vai? Stai fermo. Allora, Arturo, vai qua. Stone, vai a dormire. Vai. E compriamo un pasto per... No, 3. Vabbè, mai ho comprato. Vai a dormire. Non vuole dormire. Nel frattempo lui farma bestia. Ottimo. Questo fatto che si sposta così la gamba non mi piace. Ok. Perfetto, lui lo facciamo dormire fino al massimo. 3, 2, 1, perfetto. Allora, tu vai là e apriamo la bottega. Mettiamo un attimo l'accelerazione al massimo. Ok. Ah, c'è uno che viene... un mercante, uno ricco, un benefattore. Ok, mandiamo a Stone e vediamo che cosa vuole. Ok, va bene. Cosa vuole? Non vuole l'apprendista, ma vuole parlare direttamente col mastro. Sto arrivando. Vediamo che vuole. Sì, dimmi che vuoi, che è successo? Io a me è bello, vorrei fare un po' di trading, mi servirebbero un po' di cose con miglior prezzo. Damasco Sprisce Sprisce. Ah, va bene, te lo possiamo dare. Allora, mi servirebbero un po' di cose perché io sto scappando dai banditi, allora, le strade non sono sicure. Va bene, i banditi sono... Quello che possiamo fare... Uyashkan mort che no! Va bene, ok, lo andiamo a aiutare. Allora, lui vuole... Che sta roba? Cioè? 10? Non capisco. Ah, 10 di quello, 10 di quello, 10 di quello? Tutte e tre? Accettato il contratto? Ma devo... Vabbè, accettiamo il contratto. Vuole... No, non vuole 5, ne vuole 10. Oh, ferm. Allora, tu. Vai qua. Arturo, vai qua. Tu, vai qua. Vai. Eh sì, vuole 5. Cacchio, ma qua ci sono già le genti. Allora, facciamo così. 3. Chiudiamo questi, sto bandito di prima, eh. Dobbiamo completare quest'ordine qua. Ok. Sì, va bene, lavora. Dobbiamo fabbricare 5. Tante ne dobbiamo fabbricare. Allora, iniziamo a fare questo. Vai. Arturo, vai qua un attimo. Così
Arturo lo facciamo smeltare e nel frattempo Stone produce con un animale. Vai, che ne abbiamo 11, ce la dovremmo fare, vai. E lui è più veloce a smeltare. Ok, ci siamo. Ma no, smelta, smelta. Perfetto. Vai qua, tu smelta. Perché adesso lui si fermerà. Infatti, Stone, produci qualcosa. Stone, vai qua. Oh, quante ne ha prodotte? Mi piace sta cosa. Ottimo. Vai qua. Quattro. Cioè c'è Arturo che sta fabbricando come un animale. Cinque, ne prende tre a botta. Ma che figata sta cosa. Vai, vai, vai. Lo so, c'ha fame, lui c'ha fame. Ma non l'avevo comprati i polli. Vabbè, io l'avevo comprato i polli però. Sa. Allora, facciamo così. Stone vai a mangiare. Arturo, gli facciamo completare l'ordine. Ok, Arturo è più stanco, più, cioè, più, è più affamato. Ok, vai qua. Uno. E due. Vai, abbiamo completato l'ordine. Wow. Che cavolo è questo qua? Jean Jacquet. Arthur, è tanto tempo che non ci si vede. Ho deciso di seguire i passi di tuo padre. It's not me. Ok, vuole farlo anche lui? Ah, ma condoglianze, mi sembra che... Ok. Cioè, vuole fare una cosa... Si è messo a fare pure lui il fabbro. Ma con tutti i lavori che c'erano. Bah. Quanto discute questo qua, eh? C'ha proprio la parlantina, si vede dalla faccia, guardatelo, eh? Diventerà un fabbro prima... Allora, facciamo così. Andiamo a mangiare anche con Arturo. Ok. Mangiamo. Tu. Che cosa? Che cosa vuole questo? Cinque armi. Armi. Cinque cosi vuole. Cinque martelli. Ok, tu vai a dormire. Tu vai qua. E fai i cinque martelli. Ora è pieno di energia e lavorerà come un dannato. Quanto ci vuole per fare un martello?
4. Buono. Ce n'è uno qua che fa così. Che chi è? Ehi. Arturo, svegliati. Stone, vai a dormire. Questo è il ladro. Che è? Ma pure la Francia vuole tasse. Ma che è? Guarda, tutti chiedono tasse. Oh. Tutti che chiedono tasse. Che sta facendo? Ma perché è andato a mangiare? Ma gli avevo detto già di mangiare prima. Sto mangiano sempre. Mangiano sempre loro. Due. Non lo può fare. Certo non lo può fare. Mangiano sempre. Arturo, questo che è? Stone. Ammo. Qua devi andare. Stone. Lo facciamo dormire fino alla fine. Andiamo qua. Niente, se ne va, sembra mangiare. Si è incavocchiato. Non lo vuole più fare. Arturo c'ha fame. Stone, vai. Si è incappucciato le cose, non incappucciato. Vai, compra. Ok, poi Arturo. Ok, Arturo è forte adesso, vai. Vai, smelta. E produci queste altre due. Uno. E due, vai. Yeah, we did it. Grande, ce l'abbiamo fatta. E andiamo a smeltare. Allora, smeltiamo il smeltabile. Bene signori, io direi di chiudere qui al giorno 4 questo primo gameplay, questo primo episodio. Come sempre lasciate un commento, un like, se vi va iscrivetevi, è sempre ben accetto per supportare il canale e poterlo continuare a far crescere e portare nuove cose. Credo che gli dobbiamo dare una skill, ma lo faremo dopo. E ditemi qui sotto nei commenti se volete, quale skill volete dare a lui o a lui. Credo che si possono aumentare le skill oppure c'hanno dei deficit. Tipo lui, boh, è pacifista, boh, non lo so. Fatemi sapere e nei commenti. Alla prossima, bye bye!